saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Viella, dal titolo Le passioni della politica, storia, storiografia ed emozioni a Firenze fra 4 e 500, a cura di Lucio Biassori, Giovanni Ferroni e Alessio Panichi, al quale io lascio subito la parola, come mia abitudine, perché ci parli di questo interessante libro. Prego Alessio, a lei. Buongiorno, innanzitutto io ringrazio Italia Medievale e il signor Calì per l'opportunità di presentare questo volume, frutto di uno sforzo collettivo, di uno sforzo a tre mio, di Lucio Biasori e Giovanni Ferroni. Io sarò il più possibile breve perché credo che la brevità e la chiarezza siano virtù intellettuali, e ci tengo però a fare una precisazione che permette di ordine generale. Questo volume nasce dal rapporto di amicizia che mi lega a Lucio e a Giovanni, e nasce in parte, in buona parte, da un interesse, da una passione condivisa da noi tre per Niccolò Machiavelli. Diciamo che alla fine il nostro interesse, la nostra passione per Machiavelli è all'origine di questo volume e credo di parlare non soltanto a titolo personale. E in effetti poi basta sfogliare, dare un'occhiata all'indice del volume per capire che Machiavelli forse è il protagonista principale del volume. Questo perché? Perché leggendo le storie fiorentine e poi anche, forse a un certo punto di vista, soprattutto la storia d'Italia di Guicciardini, ci rendiamo conto che il cosiddetto lessico emotivo, cioè parole che si rifanno, esprimono passioni, quelle che noi chiameremo oggi emozioni, è un lessico che attraversa come un basso continuo le due opere. Per quanto riguarda Machiavelli, questo è vero non soltanto per le storie fiorentine, ma per il resto della produzione machiavelliana, sia quella cancelleresca che quella successiva al 1512, sia quella letteraria che quella più propriamente politica. Dunque, la domanda alla base del volume è perché questo lessico emotivo è così presente e importante nelle storie fiorentine e in generale nella produzione machiavelliana, e fino a che punto e in che misura questa importanza getta luce non solo e non tanto sul pensiero di Machiavelli, ma su un contesto e su una tradizione intellettuale e storiografica all'interno della quale Machiavelli si colloca. Queste sono le due domande che, almeno per quanto mi riguarda, sono all'origine di questo progetto. È chiaro che è un progetto che nasce anche, come dire, sull'onda e sulla scia di una corrente di studi, quella relativa alla storia delle emozioni, che negli ultimi anni, in realtà forse negli ultimi 2 o 3 decenni, si è affermata in ambito accademico, soprattutto nel mondo anglofono, anglo-americano e australiano, ma progressivamente anche in Italia. Allora, io non sono uno storico delle emozioni, e anche perché a livello metodologico sulla storia delle emozioni c'è molto da dire. Nel nostro volume se ne occupa benissimo Giulia Morosini, soprattutto nelle pagine introduttive al saggio, per cui insomma, voglio dire, rimando al contributo di Morosini per ragguagli informazioni al riguardo. Però sicuramente, forse uno, sicuramente, diciamo, uno dei risultati di queste ricerche relative alla storia delle emozioni riguarda la natura, tra virgolette, delle emozioni, che non sono pensabili soltanto come reazioni biologiche a stimoli esterni, ma come fenomeni storicamente determinati, cioè come fenomeni dal valore storico, culturale, politico, il cui studio permette anche di fare luce sui contesti, sui diversi contesti storici, politici e culturali in cui gli atori del passato si sono mossi. Quindi il volume nasce anche da questa consapevolezza, cioè che studiare le emozioni, soprattutto per quanto mi riguarda il lessico emotivo o
se volete, passionale in alcuni autori, in particolare Machiavelli, permette di fare luce su un contesto più ampio. È chiaro che per quanto riguarda Machiavelli e anche Guicciardini, l'impiego e l'utilizzo del lessico emotivo ha a che fare con lo studio dei classici, ovviamente, soprattutto degli storici antichi, degli storici latini, in cui chiaramente parole come paura, rabbia, odio, ira sono presenti e sono chiavi di lettura di certe vicende storico-politiche. Quindi c'è questo aspetto, c'è un rapporto con la tradizione, ovviamente, almeno in Machiavelli. C'è anche, volendo però, una sorta di risposta, di reazione inconsapevole, consapevole a quel grande trauma collettivo che fu nel 1494 la discesa di Carlo VIII. Quindi non è un caso che proprio in opere storiografiche che attribuiscono centralità a questo evento il lessico delle emozioni sia così presente. Per cui, insomma, per riassumere e concludere, il progetto nasce da una passione specifica per Machiavelli, ovviamente, e dalla consapevolezza che lo studio del lessico emotivo degli scritti machiavelliani e più in generale della storiografia toscana e fiorentina fra il 4 e il 500 permette di aprire una finestra, di ricostruire un contesto più ampio e articolato. Alla luce anche, diciamo, della scarsa attenzione che gli storici delle emozioni hanno prestato al Rinascimento italiano e in particolar modo alla cultura fiorentina. Nonostante appunto autori come Machiavelli e Guicciardini facciano ampio uso del lessico delle emozioni e da questo punto di vista siano veramente un caso di studio quasi paradigmatico. Questo è più o meno quanto io ho da dire e quindi lascio volentieri la parola ai miei colleghi. Grazie. Grazie mille Alessio. Allora, Giovanni, se sei d'accordo, magari aggiungo anche io un paio di cose a quanto diceva Alessio e poi ti lascio la parola. Questo qui è un libro, come diceva giustamente Alessio, che è nato, è un libro dell'amicizia, perché è nato, diciamo, da una comunanza di letture, di interessi, di frequentazioni. Fra noi tre, poi è diventato sempre più un libro dell'amicizia perché ci ha permesso appunto di stringere nuovi legami intellettuali anche umani con colleghe e colleghi che lavorano su temi diciamo affini a quelli del volume. Il volume, preciso questa cosa che su cui forse c'è bisogno di dire, di aggiungere qualcosa. Il volume è nato da un convegno che abbiamo tenuto ormai, ma saranno passati ormai quasi 3 anni, a Padova, dove io e Giovanni insegniamo. E come si vede appunto dal lasso di tempo che è passato tra il convegno e il volume, diciamo, è il frutto di un profondo ripensamento, non è semplicemente, diciamo, non sono degli atti di convegno, ecco. C'è stato, diciamo, da parte dei curatori e poi anche in rapporto serrato con autrici e autori del volume, c'è stato, diciamo, un dibattito che ha portato al volume come è ora, cercando però di mantenere quella pluralità di approcci e di discipline che aveva caratterizzato fin da subito, beh, intanto i percorsi di noi tre, dei curatori, perché Alessio è uno storico della filosofia, Giovanni è uno storico della letteratura, io, diciamo, sono uno storico della vita religiosa e culturale, ci muoviamo tutti, diciamo, in ambito rinascimentale, però da prospettive diverse. E questa, diciamo, interdisciplinarità del volume è venuta fuori anche poi dal contributo degli autori e delle autrici, come, diciamo, avrà modo chi sfoglierà o avrà per le mani il volume. Però abbiamo sempre cercato, naturalmente, di far dialogare il più possibile i diversi capitoli del libro tra di loro e abbiamo, diciamo così, l'impressione o l'ambizione di pensare che appunto sia venuto fuori qualcosa di coerente.
Perché abbiamo sentito il bisogno, diciamo, prima di riunirci a convegno e poi, diciamo, di produrre una nuova monografia in un campo già, come ricordava prima Panichi, piuttosto arato come quello della storia delle emozioni. Da un lato c'era quello che diceva Alessio prima, nel senso che ci sembrava che il contesto fiorentino tra 4 e 500, avvicinato soprattutto nell'ottica della produzione storiografica, ma non solo, perché, come dirò tra poco, diciamo, non tutti i saggi, diciamo, del volume affrontano Machiavelli, Guicciardini, la storiografia, diciamo, più storico-politica. C'è spazio, ad esempio, anche per la storiografia artistica. C'è un saggio di Giovanna Rizzarelli su Vasari, su cui magari dirò qualcosa dopo, che ha un'importante prospettiva legata all'utilizzo delle emozioni nella storiografia artistica. Oltre a questo, però, c'era anche un altro punto, almeno diciamo da parte mia, non, come sempre nei volumi collettanei, è chiaro che i curatori hanno solo una parte di responsabilità, poi la responsabilità dei singoli autori, tanto più nel caso in cui i curatori sono tre. Come in questo caso, quindi diciamo parlo a titolo personale, poi magari nella seconda parte di questo incontro possiamo discuterne. C'era anche una, non vorrei dire diciamo un'insoddisfazione, però diciamo c'era la consapevolezza che occorresse diciamo apportare dei correttivi allo studio delle emozioni in chiave storica. Perché a partire soprattutto dagli anni 60 del Novecento, gli scienziati cognitivi hanno crescentemente messo in discussione quello che veniva chiamato il modello idraulico di espressione delle emozioni. Cosa si intende per modello idraulico di espressione delle emozioni? Cioè un modello che guardava alle emozioni, alle passioni, agli affetti. Anche sui lemmi che vengono utilizzati per esprimere questi concetti si potrebbe, diciamo, discutere, però, diciamo, guardava alle emozioni come se fossero appunto dei fluidi presenti all'interno della persona che chiedono appunto, no, di uscire, di venire canalizzata una via di sfogo. Questo modello, diciamo, gli scienziati cognitivi a partire dagli anni 60 del Novecento lo hanno crescentemente abbandonato e hanno cominciato a guardare le emozioni non più come appunto delle forze che cercano di trovare uno sfogo, ma come degli elementi di un processo di percezione e di valutazione. Cioè le emozioni non sono state più viste come delle forze irrazionali da imbrigliare, ma come dei giudizi, dei ragionamenti quasi, sulla probabilità che ciò che, diciamo, si para davanti all'individuo nella sua vita esterna sia buono oppure dannoso, piacevole oppure doloroso e via discorrendo. Gli storici delle emozioni, diciamo, naturalmente anche in un certo senso, ma anche giustamente, hanno tenuto conto di questo cambio di paradigma e hanno crescentemente criticato l'opposizione tra le emozioni del singolo e, come dire, l'esistenza, diciamo, di un potere esterno o del mondo in qualche modo esterno che cerca queste emozioni di reprimerle e canalizzarle. Quindi, diciamo, contro questa visione dialettica che aveva prevalso, diciamo, fino alla metà del Novecento, è stata proposta un'idea più sfumata di comunità emotive, emotional communities, come diciamo recita il titolo di forse uno dei libri più classici della storia delle emozioni, come quello di Barbara Rosenwein, comunità emotive che quindi diciamo condividono uno stesso regime emozionale, che coesistono all'interno di una società, alle quali, diciamo, ciascun individuo appartiene e ne segue le regole con gradi diversi. Ora, noi come curatori abbiamo pensato che il criterio, diciamo, di scientificità dei lavori sulla storia delle emozioni andasse misurato non solo sulle scienze cognitive, ma anche su quelle storiche e filologiche. In altre parole, diciamo, pur tenendo naturalmente conto di questo cambio di paradigma all'interno degli studi di storia delle emozioni, abbiamo cercato di non perdere di vista un fatto, diciamo, se volete, banale, però importante, cioè che se è vero che
diciamo, è il modello, diciamo, valutativo e non più quello idraulico delle emozioni che è diventato scienza normale, però questo modello, diciamo, non faceva parte dell'orizzonte d'attesa degli uomini e delle donne del Rinascimento, che sono, diciamo, quelli che abbiamo cercato di mettere sotto la nostra lente d'indagine e che invece pensavano e agivano anche le emozioni, le passioni, gli affetti, eccetera, secondo appunto un modello invece prettamente idraulico, se vogliamo usare questa terminologia, cioè un modello che era concentrato quasi esclusivamente sul rapporto tra l'emozione interna e l'atto che la esprime, diciamo, all'esterno. E quindi questa cosa noi, diciamo, abbiamo cercato di tematizzarla e di seguirla come una specie di filo conduttore del volume, anche perché, come dire, il movimento esteriore, l'azione anche, quindi politica, dettata dall'emozione interiore è uno dei modi, dei pochi modi forse, ma comunque uno dei modi principali che abbiamo per comprendere che cosa succedeva invece in un'interiorità che altrimenti rimarrebbe, diciamo, inattingibile agli strumenti storiografici. E quindi ecco come, in particolare nel mio saggio, ma diciamo questa è stata un po' una stella polare che abbiamo cercato di far seguire anche agli autori, ho cercato di studiare proprio questo nesso tra emozioni e movimento, diciamo, sia movimento, diciamo, dei corpi degli individui, ma anche movimenti e sommovimenti di intere comunità, quindi rivolte. Significativo che la parola, diciamo, che noi usiamo per definire le emozioni, invece nel Rinascimento servisse per indicare invece delle rivolte urbane. E quindi ecco, io mi sono concentrato su questo nesso, che è un nesso prima di tutto etimologico tra emozioni e movimento. In un arco di tempo che va a grosso modo, e che è anche l'arco di tempo del volume, che va da Petrarca fino a Leonardo. Leonardo che, diciamo, poneva questo nesso tra emozioni e movimento proprio al centro della sua attività. C'è un passo molto bello del Trattato della Pittura che io ho provato a valorizzare nel mio saggio, che dice: la più importante cosa che si possa trovare nei discorsi della pittura sono i movimenti appropriati agli accidenti mentali di ciascun animale, come desiderio, sprezzamento, ira, pietà e simili. Quindi, come dire, come si vede, abbiamo cercato di chiamare, diciamo, intorno a questo tavolo, al tavolo dello studio delle emozioni nella cultura del Rinascimento, anche poi specialisti, come dicevo prima, non solo di storia letteraria, politica e intellettuale, come siamo noi tre, ma anche studiose e studiosi di altre discipline, proprio perché pensavamo che la priorità, diciamo, in questo momento fosse, piuttosto che dare una sintesi, fosse invece quella di aprire, di gettare un sasso nello stagno e vedere un po' cosa succede. Naturalmente questo ce lo diranno i lettori del libro, che speriamo siano tanti. Sicuramente un'occasione come questa che ci offre Italia Medievale ci dà modo appunto di far conoscere il nostro lavoro anche fuori dalla cerchia degli accademici, e quindi le siamo particolarmente grati di questa occasione. Sì, Buon allora lavoro. tocca a me, grazie, grazie, grazie Alessio, grazie a Lucio e grazie a Italia Medievale che ci ospita e che ci dà appunto questa occasione di far conoscere questa occasione che confermo, sì, è un'occasione inizialmente di amicizia e che, come tutte le amicizie, ti porta in posti che non avevi pensato di frequentare. Mai avrei pensato di scrivere un saggio sul 400, sinceramente, che per carità, in parte conosco, ma non era proprio il mio terreno di caccia di lezione. E confermo le cose che sono state dette dal punto di vista storico, storiografico, l'interesse su Machiavelli. Mi sembra che una delle cose che viene fuori in realtà, e vorrei aggiungere anche che sì, c'era sembrato interessante il caso di Firenze, perché Firenze è una delle città forse più terribilmente, diciamo così, emotive nel Rinascimento, una città direi violenta, veramente violenta. Basta in realtà farsi un giro nel Salone del Cinquecento a Firenze per farsi un'idea di questa violenza. Non c'è una delle statue che perimetra il Salone
che non abbia in sé un elemento di sopraffazione, di schiacciamento, di urto. E quindi, insomma, quello che viene fuori, in realtà, mi sembra anche da questo volume, è un rinascimento meno apollineo di quanto non siamo abituati a pensare, insomma. Un rinascimento in cui, inteso come categoria molto ampia, un rinascimento fiorentino in cui le passioni hanno una grandissima forza, una grandissima preponderanza, direi. E si cerca in qualche modo, anzi, di imbrigliarle, di contenerle. Per cui il modello idraulico funziona e si cerca appunto di contenere questa piena emotiva che attraversa vari strati della vita sociale. E mi sembra anche, una volta a volume concluso, devo dire, rileggendo i saggi, che si mostri bene, questo volume comincia a mostrare bene come in realtà il 400 sia la fase incipiente, ecco, forse, di un cambiamento di paradigma, in cui dell'esistenza delle passioni, dell'esigenza del loro controllo in qualche modo, si prende finalmente piena consapevolezza e quindi una fase incipiente, diciamo, di presa di coscienza di questo universo passionale e soprattutto una fase più che incipiente, diciamo, della loro rappresentazione, della loro legittimità di rappresentazione. Anche in opere che non sembrerebbero dover lasciare posto alle passioni, io mi sono occupato di un'opera di Francesco Filelfo in particolare che si intitola Commentazioni Fiorentine e che è la parte iniziale di un'opera incompiuta che doveva essere vastissima in 10 libri, dedicata a consolare gli esiliati, i patrizi fiorentini esiliati da Cosimo de' Medici, dalle sventure che colpiscono gli esiliati, quindi li colpiscono nella loro identità civile, culturale, patrimoniale, eccetera. Quindi un'opera di per sé consolatoria che fa, diciamo, della indipendenza del saggio e della superiorità rispetto alle passioni il nucleo, diciamo, argomentativo più forte. Ecco, anche in quest'opera, invece, alla fine, le passioni sono ciò che anima maggiormente i personaggi principali, e lo stesso Filelfo che la scrive, in realtà, dal retore, non può far altro che agire sull'elemento passionale per cercare di persuadere coloro che devono essere persuasi. Ecco, quindi questa legittimità della rappresentazione delle passioni e della loro trattazione al di là di ogni giudizio, alla fine negativo anche sulla passione medesima. E questa legittimità, mi sembra, della forma della rappresentazione delle passioni, per esempio, viene fuori molto bene anche nel saggio di Diletta Gamberini, che si intitola Antiche forme della passione, ellenismi letterari e artistici nella Firenze del secondo 400, in cui la Gamberini appunto ci mostra come la particolare, diciamo, emotività, diciamo così, o meglio, la particolare espressione di una passionalità molto intensa, quasi irrefrenabile, nelle figure, nelle rappresentazioni del secondo 400 fiorentino, e che sostanzialmente, per fare un paio di esempi, insomma, distacca Benozzo Gozzoli dalla Cappella Medici di Riccardi, da Antonio Pollaiolo. Ecco, questo cambiamento di gusto nella Firenze del secondo 400, nella Firenze prima di Lorenzo il Magnifico, poi nello sfortunato breve biennio di Piero il Fatuo, è dovuto in realtà, sostiene Diletta Gamberini, ma mi sembra molto persuasivo, a non soltanto, diciamo, un influsso di una cultura visuale tardo imperiale, di età costantiniana, ma anche in realtà dall'ingresso di una cultura letteraria e visuale diversa, quella cioè della grecità, diciamo dalla tarda classicità fino all'epoca bizantina, che fa riferimento al collezionismo, al mecenatismo di Lorenzo de' Medici, cioè l'acquisizione di anticaglie, marmi, ma anche gioielleria, diciamo così, corniole, cammei e cose del genere, e anche il suo mecenatismo come acquirente di manoscritti, come promotore di edizioni di opere importantissime come l'Antologia Planudea, che viene edita nel 1494, ma che viene preparata da Lascaris durante la vita del Magnifico. E
Quest'opera, questa raccolta di epigrammi, contiene molte descrizioni di oggetti, molte descrizioni di manufatti artistici che puntano proprio sulla capacità di rappresentare la passione. E lo stesso, in parte, ne faceva già accenno Lucio, emerge anche dal saggio di Giovanna Rizzarelli, Dipingere gli affetti e le passioni dell'animo nelle vite di Vasari. In cui appunto la Rizzarelli dialoga, gioca su entrambi i piani, gioca sul piano del Vasari teorico e quindi del Vasari che pone la rappresentazione della passione come uno degli obiettivi della grande arte, quindi una delle ragioni per cui l'epoca in cui Vasari vive è il rinascimento dell'arte, il rinascimento da parte dei moderni della conoscenza artistica, della sapienza artistica degli antichi, e poi il manifestarsi di nuovo della passione nelle vite degli artisti. Quindi, da un lato il Vasari teorico dell'arte, dall'altro il Vasari biografo e letterato. Il manifestarsi della passione nella vita degli artisti, per esempio, si manifesta in una passione tipicamente fiorentina, che è quella dell'invidia. Forse dovremmo fare un altro volume sull'invidia, specialmente, cari amici, perché effettivamente è una delle passioni più presenti in una città di individui che evidentemente si guardano l'uno con l'altro, si misurano l'uno con l'altro, si soppesano l'uno con l'altro e possibilmente fanno le scarpe anche l'uno all'altro. E questa dinamica dell'invidia è in realtà uno dei germi forse anche della violenza della città a cui facevo inizialmente riferimento. Poi in realtà appunto il volume, come tutti i volumi miscellanei, si appresta a vari attraversamenti, come posso dire, all'ascolto di vari riecheggiamenti dall'uno all'altro saggio. I volumi, per esempio, i saggi machiavelliani tendono a compiere un percorso non tutto loro, ma insomma molto molto particolare, con molti, mi sembra, con molti anche riecheggiamenti, con molti fili che vengono lasciati e poi ripresi. Però, per esempio, uno potrebbe leggerlo anche sul piano delle emozioni che ricorrono, e per esempio questo dell'invidia mi sembra molto importante, come del resto quello della paura, che poi viene messa a tema nel saggio di Alessio. Oppure, non so, quello dell'odio e anche all'opposto dell'amore, per esempio. Uno degli esempi che fa invece Giovanni Rizzarelli invece è proprio quello dell'amore amicale fra Donatello e Brunelleschi, un amore amicale su cui si innesta poi in realtà la versione positiva dell'invidia, che è la competizione, l'emulazione. Quindi anche a me, come a Lucio, sembra un volume molto ricco in realtà, con molti spunti dentro. Secondo me, al di là della maggiore o minore completezza, ovviamente, come in ogni miscellanea, uno potrebbe dire manca questo, manca quest'altro, si potrebbe aggiungere questo, si potrebbe aggiungere quest'altro. Mi sembra che questa ricchezza di stimoli, insomma, sia, come in ogni volume miscellaneo, quello che più si ricerca, quello che ne rappresenta forse uno dei maggiori meriti, ecco. Beh, direi che è tutto molto interessante, che getta una prospettiva sul Rinascimento che siamo abituati a immaginare in un certo modo, che forse non era proprio così. Cioè, luce e ombre convivono, come secondo me in tutte le epoche, però noi abbiamo quest'idea, no, del Rinascimento come solo ed esclusivamente bellezza, evoluzione, ritorno all'antichità e ai fasti dell'antichità, ma insomma, direi che qui emerge un quadro molto interessante e sul quale occorre approfondire indubbiamente tutti gli aspetti di cui voi avete parlato. E a questo punto, se penso che la cosa migliore sia quella di andare in libreria e acquistare il volume per riuscire a farsi un'idea più dettagliata. Quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo, che è Le passioni della politica. Già il titolo
Lascia intuire, storia, storiografie ed emozioni a Firenze fra 4 e 500, appena pubblicato da Viella, a cura di Lucio Biasiori, Giovanni Ferroni e Alessio Panichi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostri graditi ospiti e che io ringrazio tantissimo, mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa trovate tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora a tutti. Grazie a lei. Grazie, grazie.